Bentrovati a tutti. Oggi è martedì della seconda settimana del tempo pasquale. Voglio proseguire con voi le riflessioni sui Vangeli quotidiani tratte dal mio libro Sulle strade della vita. Prosegue il brano del colloquio notturno tra Gesù e il fariseo Nicodemo. La parola evangelica ci presenta i versetti che vanno dal settimo al quindicesimo del terzo capitolo. La scena iniziale del brano di Giovanni ci presenta come questo capo dei giudei è un uomo senza pregiudizi. Lo ritroveremo più avanti, difendendo Gesù e onorando con una degna sepoltura il suo corpo. Ma andando da Gesù di notte, ha ancora timore di manifestare la sua stima per il giovane profeta di Nazaret. Non si capisce bene che cosa voglia chiedergli, ma prima che finisca di presentare e porre la sua domanda, Gesù anticipa la sua risposta. La condizione indispensabile per la salvezza è nascere di nuovo, rinascere dall'alto, rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo. Noi cristiani abbiamo ricevuto questa vita nuova attraverso il sacramento del battesimo e attraverso di esso siamo introdotti nell'amicizia e nella figliolanza di Dio. Dunque, anche per noi il battesimo è un inizio. Se da un lato ci fa abbandonare la condizione di peccatori, dall'altro ci abilita ad una nuova relazione con Dio. Scriveva Didimo di Alessandria. Gli uomini vengono concepiti due volte, una volta corporalmente e una volta dallo Spirito divino. Il fonte battesimale, infatti, partorisce, cioè fa emergere visibilmente il nostro corpo visibile per il ministero dei sacerdoti. Ma sul piano spirituale, colui che battezza è lo Spirito Santo, del tutto invisibile. Egli battezza in se stesso e rigenera per il ministero degli angeli, sia il corpo sia l'anima. Il nostro battesimo è manifestazione dell'amore preveniente del Padre, partecipazione al mistero pasquale del Figlio, comunicazione della vita nuova nello Spirito. Esso ci pone in comunione con Dio che è trino ed unico e ci integra nella sua famiglia, la Chiesa. Per questo il battesimo cristiano deve essere continuamente riscoperto come una trasformazione che lo Spirito Santo opera in noi per fare di ciascuno, sull'esempio di Cristo Salvatore, dei servi di Yahweh, disponibili nell'amore e nell'offerta agli altri fino al sacrificio di se stessi.